Come tenere una ragazza sulle spine? Come sempre, io vi ricordo che se voleste imparare a saperci fare meglio con le ragazze, link in descrizione. Mentre se aveste una situazione complessa con una ragazza da scomplicare, sempre link in descrizione. Partiamo dalla definizione. Tenere sulle spine una persona significa non darle certezze, non darle conferme, non appagare il senso logico e quello che lei vorrebbe, ovvero farla rimanere in uno stato di semi-ansia, di non so cosa sta succedendo, oh mio Dio, ma cosa accadrà, eccetera, eccetera. Quindi per tenere una ragazza sulle spine devi fare tutte quelle cose che lei non si aspetta che tu faccia, ovvero non fare ciò che lei si aspetta che tu faccia. A logica, no? Ok. Cosa voglio dire? Lei si aspetta che tu le risponda subito. Non lo fai. Lei si aspetta un tuo messaggio, dopo magari che gliel'hai promesso, alla fine di una conversazione, come io a volte dico di fare, non c'è. Tu le dici ok, ci vediamo, oppure ti devo raccontare una certa cosa e poi non lo fai. Insomma, sei imprevedibile in un certo senso. Questa è la base per il tenere una ragazza sulle spine, cioè non darle punti di appoggio, farla stare come su un tavolo che traballa, come oh mio Dio, non so, non so, non so. È una cosa che va curata con pazienza perché se tieni sempre una ragazza sulle spine, questo dopo un po' si rompe, perciò devi farlo ogni tanto. E non costantemente, altrimenti si nota che stai fingendo, che è una cosa fatta apposta. Però ecco, se è una cosa fatta di tanto in tanto, giusto per far traballare un po' le sue certezze, va benissimo, perché non ti darà per scontato. Tenere una ragazza sulle spine è un po' come una serie che ti dà suspense, cioè non sai fino all'ultimo cosa accadrà e quello che accade poi è tutto il contrario di quello che tu avevi immaginato. Perciò è fornire alla ragazza una presentazione magari di te e poi dimostrare qualcos'altro, o meglio, perché così suona male, è farsi percepire magari come una persona interessante, ma poi riservare sorprese. Oppure promettere un qualche cosa, tenere la ragazza sulle spine, cioè fino al momento X, darle magari qualche assaggio, qualcosina, ma non dirle in cosa consiste la sorpresa o il posto in cui la porterai, che è comunque una sorpresa o una cosa che le andrai a raccontare, e farle vivere questo momento in cui col suo cervello fantastica su quello che potrebbe essere, e intanto dice: ah, cavolo, questa persona però non va dritta al punto, è sempre evasiva, è un pochettino strana, mi tiene sulle spine, mi dà quell'ansia positiva che io dico spesso, no? Quel cosa accadrà è diverso dagli altri, non è scontato, non è banale, insomma, è un creare curiosità andando un po' a rompere quei pattern che lei vorrebbe si completassero. Per farti un esempio, quando stai guardando un video su YouTube e questo si interrompe perché la tua connessione è scarsa e tu rimani lì con quell'ansia che oscilla tra la rabbia perché la connessione è andata a quel paese e il fatto che vuoi sapere come va avanti, quindi ti tiene sulle spine, sei che succede? Quindi ti genera quella forza propulsiva che ti fa volerne di più. Questa cosa, se riesci a innescarla nella ragazza, è molto positiva perché fa sì che lei venga verso di te. Quindi una ragazza che fa un'azione fisicamente o mentalmente verso di te è una ragazza che si prende. Perché come dico spesso, una ragazza che non fa nessuna azione e aspetta che sia tu a far tutto, è una ragazza che non si prenderà, a meno che non riconosca in te una persona veramente fuori dall'ordinario. Però sempre alla fine occorre che lei faccia dei passi verso di te, il suo famoso 50%. Come sempre, io vi ricordo che se voleste imparare a saperci fare meglio con le ragazze, link in descrizione. Mentre se aveste una situazione complessa da scomplicare, sempre link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.